trasferire questi dati su un supporto diverso al di là di quello
anni che ci lavoravo e avevo veramente tanto materiale. Poi per una serie di questioni personali e anche professionali il programma si era interrotto e dopo un certo tot di anni era necessario prendere una decisione di che cosa fare di questo materiale. Ho incontrato J-Pop che si è, con la casa editrice si è resa disponibile, interessata a raccogliere le ricerche in un volume, in un momento in cui, appunto, come hai detto tu, questa tematica stava tornando ad essere effettivamente molto importante sul mercato. Quindi è nato un volume che tratta una certa epoca, che in questo caso è diviso in due, il volume che è uscito è dal 63 al 78, dove abbiamo cercato di condensare tutte le informazioni che riguardavano queste storie. Tu hai parlato di Mecca, effettivamente il mio interesse era riferire al lettore, raccontare queste storie, no? Mi sento un po' un cantastorie, no? Così dicevo una volta, trovare una sinossi molto, molto rapida, no? di tutti questi di questi anime, unendo il lato pratico del parlare anche dei vari nomi, no, in originale dei Mecha, e menzionare anche un po' alcune cose che riguardano gli autori e la trasmissione. E tuo è anche un grandissimo lavoro da collezionista. Sì, segue un lavoro parallelo, perché io quando ho iniziato a rendermi conto che volevo seguire in maniera abbastanza chirurgica queste serie, mi sono posto l'obiettivo di acquistare anche determinati giocattoli e modellini che li riguardassero con una specifica caratteristica, no? Che andava sia su quelli diciamo vintage degli anni 70-80 e quelli più recenti, che potessero raccontare da soli queste storie, no? Quanti ne hai nella tua collezione? È difficile quantificare, anche perché io come collezionista mi definisco trigamo, nel senso che io mi occupo anche di Star Wars e di supereroi americani. In totale mal contati mi dicono intorno ai 6.000, però non saprei dividerli. Ma voi non sapete una cosa, cioè non è una collezione che si tiene per sé, questa collezione tu l'hai esposta da altre parti, ti chiamano a esporla. Sì, questa è l'obiettivo per quale io colleziono, ritengo di non collezionare soltanto per me, ma per salvaguardare il patrimonio di un'epoca. E quindi ho avuto il privilegio, il piacere di lavorare con il Museo del Cinema di Torino, con il Grimaldi Forum di Monaco, con la Barbican Gallery di Londra. In questo momento c'è una mostra a Casa dei Carresi a Torino, a Treviso, proprio per dimostrare il grande patrimonio culturale che questi oggetti oggi rappresentano. Anche perché quindi tu confermi i robot degli anni 70 ormai sono un fenomeno culturale, che vanno al di là del cartone animato, del modellino. Cioè, io ricordo addirittura un passo di un manga molto famoso del 20th Century Boys, in cui praticamente si diceva: che cos'è il sogno di un bambino, guidare un robot? Sì, pensiamo a fenomeni americani, non soltanto giapponesi, cioè con la nascita di Superman alla fine degli anni 30, è un po' l'anno zero di un'epoca che nasce. Oggi io credo che anche chi non è assolutamente interessato a questo settore non può non conoscere Superman e Spider-Man, cioè, Batman, sono talmente entrati talmente tanto nel nostro tessuto non soltanto pop, ma proprio culturale, che diventa impossibile scindere. Addirittura è quasi impensabile pensare all'America senza di loro in qualche modo, no? Stessa cosa per il Giappone, cioè il Giappone senza Atom di Tezuka o Gundam di Tomino non sarebbe più Giappone in qualche modo. Dobbiamo riconoscere il valore che non è spesso nelle storie singole, ma nella ricostruzione veramente contestualizzata di un'epoca che ha cambiato determinate cose, tra le quali anche un'industria che è quella dell'animazione molto importante sul suo ambito.
Io passo la parola a Michelis, che ha scritto la recensione del tuo libro, l'ha studiato a fondo e che quindi adesso ti farà un bel po' di domande. Sono molto preoccupato. In modo da invogliare anche le persone più presenti e chi ci seguirà poi su YouTube, se intervista andrà su Anime Click, a comprare il tuo libro o comunque a interessarsi. Allora sì, ti farò delle domande sul libro, però prima lasciami essere curioso, voglio sapere un po' com'è nata questa passione per i robot, diciamo, immagino che da bambino vedevi cartoni in televisione, qual è stato il primo robot che hai iniziato a vedere, immagino che ti abbiano regalato i giocattoli, i genitori, e a un certo punto sarei diventato un collezionista, immagino all'inizio non professionalmente, a un certo punto che ci sei messo seriamente. Com'è stata la storia, diciamo, della tua vita con i robot? Allora io ho un ricordo preciso, io sono entrato nel mondo della fantasia leggendo i Fantastici Quattro. Anch'io. E avevo 5 anni, quindi avevo imparato a leggere prima di andare a scuola per leggere i Fantastici Quattro. Quello è stato proprio l'ingresso che ricordo molto bene. È una cosa che mi capita di dire spesso, che la mia generazione, io sono del 70, ha avuto una sorta di fortuna, tra virgolette, di ricevere tutto più o meno nello stesso periodo un'invasione incredibile di mondi fantastici. Quindi dall'America arrivavano i supereroi della Marvel, anche se altrimenti quelli della DC erano già esistenti. In televisione arrivano i super robot e al cinema arriva Star Wars. Io mi sono preso tutta questa... questa cosa è incredibile e ho deciso di poi di seguirli tutti, e questa è stata un po' la fine per me per i successivi 30 anni, e diventa inevitabile, è entrato proprio a livello di osmosi all'interno della mia persona. Una cosa che ci tengo sempre un po' a specificare, io non mi ritengo tanto un collezionista di giocattoli, non sono uno di quelli che guarda se la scatola è perfetta, se manca un missile, non mi interessa. Io raccolgo degli oggetti che raccontano delle storie, perché prima di tutto mi interessano le storie che li rappresentano. Qual è stato il primo robot? Beh, credo sì, quello che abbiamo visto tutti, no? Era il 1978 e lì effettivamente c'è una spaccatura proprio generazionale, perché si passava dagli animali parlanti americani a questa cosa che non esisteva prima e che cambia completamente una visione di una generazione e che non è più successo. Effettivamente in questo siamo stati un po' privilegiati, perché tutte le generazioni venute dopo hanno dato poi per scontato, non hanno vissuto questo grande cambiamento. E sì, di lì è nato tutto, sono arrivati i giocattoli e non ho mai smesso di collezionare. Un discorso che si faceva ieri sera a tavola con amici, non ho avuto il periodo mollo tutto, fidanzata, motorino, no, non ho mai smesso, li ho sempre cercati e questo chiaramente mi ha aiutato poi successivamente a avere già delle cose che erano preesistenti. Vabbè, allora a questo punto siamo fratelli, no? Cioè, abbiamo un anno di differenza, io sono del 69, anch'io sì, non cambia poco. Ho visto l'Oldrick in prima TV e quindi so quello che dici. Intanto volevo ringraziarti perché io qualche anno fa sono stato a Torino, a Manga Impact, e c'era una collezione di modellini fichissimi, ho detto, guarda, dici, qualcuno ha collezionato tutte queste, era la tua alla fine, l'ho aperta adesso. Manga Impact è stata una bella esperienza, oltretutto anche coraggiosa, stiamo già parlando di 2009, se ricordo bene. L'idea di portare al Museo Nazionale del Cinema i cartoni animati giapponesi, oltretutto avendo contro, io ricordo il direttore, il dottor Barbera, una persona straordinariamente aperta, lui disse, io di queste cose non ci capisco niente, però facciamola. E andiamo avanti con tutta una serie di difficoltà, perché mettere insieme gli studios giapponesi con, oltretutto la mostra era fatta in joint venture con il Festival del Cinema di Locarno in Svizzera, quindi veramente grandi difficoltà produttive, però è stato un evento direi abbastanza unico e speriamo in qualche modo di riproporre da qualche altro museo prima o poi. Ci tenevo a ringraziarti per Manga Impact, perché mi ha fatto
impressione, mi ha fatto tornare in mente, ovviamente anch'io da piccolo avevo il giocattolo col robottone, posso raccontarlo sto aneddoto, tanto è breve. E allora, Natale 1978, i miei genitori ci portano, me e mio fratello, cioè compriamo il regalo di Natale, ma cosa volete? E c'erano questi robottoni giganteschi, penso si chiamano Jumbo Machinder. Jumbo Machinder. E ce n'erano due, uno era Goldri e un altro era un altro robot mai visto prima. E ovviamente mio fratello piccolo ha detto, no, io voglio Goldri, io voglio Goldri. Io invece che ero più grande, ho detto, cavolo, ma questo è un robot mai visto prima, che sicuramente uscirà in televisione fra poco. E io prendo questo nuovo, e soltanto Goldri che è passato, io sono già avanti, ne poi prendo quello. E scommetto che era un faraone. E questo era, ovviamente, Raidin, che è l'unica serie robotica che non è mai arrivata, mai stata trasmessa in Italia. Non solo questa, non è mai stata trasmessa, ma anche adesso si può trovare falsubata, ma solo metà, l'altra metà è ancora solo in giapponese, quindi non ho potuto vedere. Almeno la tua era una scelta. Io invece quel Natale chiesi ovviamente Goldri di Grandizer. Arrivò Natale, aprì il pacco e dentro c'era Raidin, quindi un'infanzia devastata, un Natale rovinato, tutti che piangevano, me lo ricordo molto bene. Comunque questo mi porta a un'altra delle domande più specifiche riguardante il libro. Ci sono certe serie, come Raidin, ma come anche altre, tipo Robin Sentai, Rainbow, che sono rare, sono difficili da trovare. Quindi come hai fatto a trovare informazioni su queste serie? Sei riuscito a vederle almeno parzialmente o... oppure conosci il giapponese, quindi non è molto come. No, non conosco il giapponese, ma acquisto molti libri, ho l'ausilio di persone che mi aiutano anche a interpretarli, anche online si trovano delle indicazioni, soprattutto passando dall'America, quindi oggi non è necessario più di tanto parlare giapponese, se mi piacerebbe, quanto invece è fondamentale parlare inglese, e questo mi ha permesso di arrivare a delle fonti sicure per raccontare queste storie. Alcune storie sono veramente difficili da reperire, alcune anime sono, non ci sono, ad esempio nel caso di Tetsujin Chōgaji Go ho visionato la serie in versione americana, come Jack Antor. Altrimenti bisogna acquistare i DVD in Giappone, che sono costosissimi, soprattutto per quelli in bianco e nero. Oltretutto sono serie che, bisogna dirlo, non sono facili da fruire, perché dopo tre episodi diventa difficile, esattamente come il ventenne di oggi fa fatica a vedere magari un anime degli anni 70. Io me ne rendo conto, io adoro tutta la Golden Age della DC a livello di fumetti, però più a livello proprio creativo, perché diventa veramente difficile leggere quelle storie oggi, abituati come siamo a una narrazione completamente diversa. E in quel caso si deve fare una contestualizzazione storica, sapendo che comunque quasi tutti gli episodi sono uno uguale all'altro, quindi andare a prendere i momenti salienti di queste serie. Ma in generale in serie che invece si riescono a recuperare, le hai viste tutte dal primo all'ultimo episodio? Oppure... Quasi tutto, sì, è stato lunghissimo vedere Mazinger Z, è stato veramente, mi ero impuntato di vederlo tutto, 90 e più episodi, è stato abbastanza lungo, sì. Perché effettivamente a livello proprio di sinossi se ne salva un inizio, una metà e una fine, poi tutte le altre, gli altri episodi sono praticamente tutti uguali. Però questo non è denigratorio quello che sto dicendo, va recuperata l'idea geniale che ha alla base, no? Sapendo che è un prodotto che aveva un certo tipo di target, è giusto che fosse strutturato in questo modo. Sì, perché poi noi bambini dell'epoca, quando ci ritroviamo a vederli adesso, è più un fattore effettivamente nostalgico, però lo ammettiamo anche noi, erano storie più o meno ripetitive, soprattutto perché si svolgevano
episodi che andavano in onda una volta a settimana, quindi praticamente era fatto per il bambino, quel mostro famoso di cui parliamo spesso di amiche della settimana, che ovviamente mostro the week, creato ad hoc per quella settimana, perché poi alla fine lo studio creava una puntata a settimana, cioè non si aveva le puntate già belle e pronte, erano puntate che venivano create ad hoc settimana per settimana anche sui gusti delle persone, quindi era ovviamente un prodotto molto caratterizzato da quell'epoca lì. Ma io credo che anche oggi ci siano comunque degli anime che sono strutturati più o meno così, ma non si vede, no? Solo che sono talmente avanzati a livello grafico che non si percepisce il fatto che molti episodi siano assolutamente tutti uguali. È chiaro che un prodotto degli anni 70 questo viene in qualche modo enfatizzato da un'animazione che è certamente più primitiva. Allora, abbiamo parlato di serie difficili da reperire, ma adesso la mia domanda è invece dal punto di vista dei modellini, dei giocattoli. Ci sono serie per cui è stato più difficile trovare il materiale o magari qualche aneddoto interessante, divertente di raccontare di serie, diciamo, in cui hai veramente fatto una grossa fatica a recuperare il materiale? Ma a volte sono le serie minori a rappresentare più difficoltà. Non ho particolari aneddoti effettivamente riferiti a qualche pezzo. Sicuramente quando ho acquistato quello che ritenevo l'ultimo indispensabile per poter fare questo libro sono stato più sollevato. Poi la ricerca potrebbe essere infinita perché di cose ne escono sempre e quindi si andrebbe veramente sempre avanti. Non è effettivamente la distanza nel tempo, no? A rendere delle cose più complicate come reperibilità, ma a volte proprio il fatto di serie molto scure che sono stati prodotti poco merchandising, quindi diventa difficile non solo trovarlo ma proprio identificarlo, anche. Poi soprattutto sapendo che certe cose in Italia proprio non sono mai arrivate. Mi chiedo come funziona il mercato, dove si comprano questi modellini, se ci fanno spedire dal Giappone, c'è una comunità immagina di collezionisti. Rido perché qui tra il pubblico ci sono dei cari amici che hanno vissuto con me questo percorso, perché noi l'abbiamo seguito anche un po' in relazione alla tecnologia. Negli anni 90 si prendevano degli aerei e si andava in loco, no? Io andavo negli Stati Uniti, gli altri amici andavano in Giappone, poi ci scambiavamo, io ho trovato questo, te lo compro, te lo prendo, no? Ricordo un negozio di New York dove una mia amica mi disse: quel signore lì si è fatto la villa Miami con i soldi tuoi, no? E stessa cosa in Giappone. E poi col tempo, beh, i fax, no? Io ricevo i fax durante la notte, chiaramente con il fuso orario, da questi negozi, e poi col tempo è arrivato internet e oggi effettivamente come è cambiato il collezionismo? Per noi era un po' una sorta di archeologia, c'erano questa idea di entrare in questi negozi e trovare delle cose, no? Ricoperte di polvere. Oggi l'unica discriminante con un pulsante è avere i soldi o meno per comprarli. E si può essere in tutto il mondo in un istante, no? Quindi è venuto un po' a mancare quel senso di conquista fisica. Ora praticamente c'è il mandarake di Giappone e tutti i colleghi direttamente con loro ti fai spedire da Fukuoka o da Sapporo il modellino quando lo vuoi, dove lo vuoi. Non è scomodo, voglio dire che ci mancherebbe, che ne ho approfittato anch'io. Sono tempi diversi e sono contento di averli vissuti un po' con tutti, no? Però c'è anche questa scoperta anche di noi ragazzi di un tempo. Io sono stato in Giappone per la prima volta per festeggiare i miei 40 anni, è stato un sogno che si è avverato. Sono andato ad Akihabara, ovviamente c'era il mondo, quindi ci stavano tutte le serie nuove, quindi ci stava l'Animate, ci stava la parte del mandarake con tutte le parti nuove, quindi con i prodotti della Kyoto Animation, quelli che adesso vanno per la maggiore. Però ho notato una cosa, la parte vintage è considerata a livelli altissimi, cioè ci sono negozi interi in cui io ho detto no, mi sento a casa, perché c'era subito un Mazinga all'entrata e tutto il possibile immaginabile sugli anni 70-80, cose anche che in Italia ormai non si vedono più, quindi c'è anche un'idea del passato, perché i giapponesi sono un po' strani, cioè loro guardano sempre al futuro, buttano giù i palazzi, li ricostruiscono dopo 2 giorni, però per quanto riguarda l'animazione ho notato, e anche il modellismo, un attaccamento a questi prodotti del passato. Guarda, è un discorso molto simile a questo.
lo abbiamo toccato quando abbiamo fatto l'inaugurazione della mostra di Treviso con Francesco Morena, che è uno dei due curatori. E anche a livello artistico, mi disse Morena che in Italia abbiamo la fortuna di avere molto più materiale antico dei giapponesi stessi. Questo perché? Perché durante la seconda guerra mondiale gli americani hanno bombardato il Giappone e hanno distrutto tantissime cose. Quindi tutto il materiale che era pervenuto in Europa e in America prima della seconda guerra mondiale invece è rimasto intatto. E questa è una cosa molto importante. Io devo dire, con la mostra di Treviso, dove mi sono occupato della parte del collezionismo, con orgoglio possiamo veramente sostenere che abbiamo messo insieme un'esposizione di oggetti che in Giappone tutti insieme così non si è mai vista, e sono tutti di collezionisti italiani. Quindi se un domani verrà l'occasione, io questo l'auspico, di aprire un museo a questo riguardo, è molto probabile che in Italia si trovi molto più materiale che non in Giappone stesso. Sì. Io proprio la settimana scorsa c'ho un mio amico in Australia, mi ha chiesto, tu sei un esperto, e tu, guarda, io non sono esperto di niente, sono solo un appassionato, mi dici dove in Giappone posso trovare un museo sui robot? Ho detto, io ci ho pensato, ho detto, guarda, ma è molto più probabile che questa cosa la trovi in Italia. Sì, assolutamente. Volevo solo dire, introdurre Andrea perché deve scappare, se abbiamo delle domande per lui. Io la domanda che faccio alla J-Pop è... questa idea di puntare sui robot laganiani e più sui super robot sta avendo successo? Pensate di proporla? È stata una cosa di cui comunque siete contenti? Introduco solo Andrea Ferrari. Sì, buongiorno a tutti. Ma diciamo che noi, quando abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con un catalogo come quello di Monagai, insomma, è anche stato un po' un sogno che si realizzava. Non ci sono tante opere, tanti canoni così importanti nell'immaginario mondiale, quello che è il fantastico, ma poi che in realtà è la cultura pop e la cultura più in generale. Il riscontro è stato buono, in realtà poi per buona parte di quello che noi abbiamo riproposto, pur avendolo specchiato il più possibile, pur avendo cercato di recuperare alcuni buchi di fedeltà che nella storia di Monagai in Italia ci sono stati, in realtà buona parte è materiale che era già stato edito. Noi abbiamo avuto l'ambizione, insieme a Monagai e la sua società giapponese, di dare al pubblico italiano l'edizione definitiva, e in questo il riscontro è stato buono. I robot sono tanti, ovviamente qualche serie è andata un po' meglio di qualcun'altra, qualcuna era più attesa, qualcuna oggettivamente è invecchiata meglio di altre, però insomma l'operazione con Monagai è andata bene. Quindi sulla base di questo entusiasmo abbiamo cercato autori interessanti con cui lavorare a qualcos'altro, no? E insomma, quando incontri un personaggio come Fabrizio, sia umanamente che poi per quello che è la sua storia nel mondo dei robot come collezionista, ma anche come divulgatore, no? Di una certa cultura, l'occasione è, insomma, abbiamo cercato di non farcela scappare e siamo molto contenti del libro, che vi confesso ha avuto un'accoglienza in fase preliminare un po' più fredda di quello che ci aspettavamo. Poi fortunatamente la partenza ha smentito questa impressione che avevamo avuto. Le copie che abbiamo qua sono le ultime della prima tiratura. Andremo in ristampa, se non settimana prossima, penso la settimana successiva. Bisogna capire un attimo i tempi della tipografia. Quindi insomma siamo contenti sia per l'accoglienza che quel libro effettivamente ha avuto, sia per tutta una serie di collaborazioni che Fabrizio da quella con Fabrizio a quelle che Fabrizio poi ci ha aperto. Ieri però ho scoperto una cosa che non mi aspettavo, perché francamente non ci avevo fatto caso. Questo è il vostro primo libro autoprodotto, mi diceva Fabrizio. Sì e no, nel senso, J-Pop come etichetta dedicata al mondo giapponese, coreano, comunque del Far Eastern Comics, quello che chiamano gli americani, tendenzialmente importa licenze, e quindi questo è il primo libro a marchio J-Pop che noi abbiamo realizzato in Italia. Come Edizioni BD, che invece è il marchio del gruppo, ne abbiamo una storia di produzioni, fortunatamente partiva da prima, quindi un po' di esperienza da mettere a disposizione di Fabrizio ce l'avevamo nelle gambe. Quindi insomma, per noi è stato molto bello aprire
a una serie di collaborazioni, insomma, vabbè, con voi già ci conoscevamo, però il fatto che ci ritroviamo qua a parlarne è molto bello. Prima si parlava della nostra Casa dei Carraresi, con cui comunque stiamo collaborando anche per altre cose, e tutta una serie di altre opportunità che ci stiamo andando a ritagliare, questo partendo dal libro, ma poi approfittando anche del momento di grande interesse verso i robot, insomma, innegabilmente l'Italia sta vivendo. Io paragono i robot e Beatles. Per i miei genitori i Beatles erano un simbolo generazionale, per noi nostri, tant'è vero che con Michele intanto diciamo vivremo una bella pensione, ci smetteremo la colonna sonora di Goldrick all'ospizio e saremo dei vecchietti tanto allegri. Mi è capitato di scrivere la stessa cosa sul nel catalogo della mostra di Treviso. Il parallelismo è assolutamente perfetto, no? Infatti l'ho chiamato i Beatles contro Dover, contro Grandizer, perché il simbolismo calza alla perfezione, sì. Scusa, se mi permettete un'ultima cosa, io poi purtroppo devo scappare, quindi saluto tutti e ma vi lascio in buone mani. Con Fabrizio ci siamo dati un obiettivo che è di brutale, poi io faccio lo sbirro cattivo di mestiere nella vita, di brutale il numero di copie vendute prima di dare il semaforo verde al 2. Non l'abbiamo ancora raggiunto, non siamo tanto lontani, però come dico sempre non c'è miglior strumento del passaparola, dello spingere qualcosa che sia amato per vederne un capitolo successivo. Quindi insomma ci stiamo lavorando. Non ci sentiamo ancora di dire sicuramente ci sarà gli anni successivi, adesso penso che voglia fare 78-81 per approfittare, c'è da parlare del 78-79 per approfittare dell'esplosione italiana, però insomma siamo molto ottimisti, quindi continuate a seguirci. Speriamo buone notizie in breve. Grazie. Grazie Andrea. Grazie, ciao. Allora, ha già risposto che ovviamente avevo la domanda sul secondo volume, ha già risposto, quindi faccio un'altra domanda sul collezionismo. Io sì, ho sempre avuto questo pregiudizio che il collezionismo fosse un po' un hobby, diciamo, da ricchi, scusa il termine, ma costa, eccetera. È vero o è un mio pregiudizio? È possibile giorno oggi avere una collezione decente senza spendere un patrimonio oppure no? Dipende da qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere e che cosa si vuole inserire in collezione. Se si pensa di partire oggi acquistando oggetti degli anni 70-80, allora il denaro che deve essere necessario è molto. Se invece si scelgono delle cose più recenti, adeguando i propri desideri e le proprie possibilità, si può fare. Negli anni ho visto tante persone che hanno avuto una fretta, no? Di fare delle cose, di raggiungere livelli che io e altri amici abbiamo ottenuto in 30 anni di lavoro, non in un anno, no? Chi rischia di fare queste cose poi a un certo punto crolla come le torri di Babele, perché è troppo tutto insieme e non è il momento, oltretutto. Quindi bisogna sempre, non deve diventare un'ossessione, non deve diventare una droga, non deve diventare qualche cosa di competizione. Io vedo oggi con i social, con Facebook, tutti i giorni foto di ho comprato questo, è arrivato questo, no? Ecco sì, o soprattutto comprare oggetti e giocattoli per, sembra più per avere l'approvazione di altri, no? Ma mi consigli quella cosa, devo prenderla. Io non ho mai chiesto l'opinione di nessuno, se non ho fatto degli acquisti in relazione a quello che ritenevo che fosse opportuno per la mia collezione. Oltretutto in questo momento consiglio di comprare quello che vi piace. No? Io l'errore lo stavo facendo con Star Wars, è arrivato a un certo punto e ho cominciato a comprare tutto ciò che avesse quel marchio sopra. Poi è arrivato un momento, l'ho guardato e ho detto ma cos'è sta roba? Cosa sto comprando? Ma mi piace, mi serve, lo metto, no? E ho poi smesso di acquistare in quel modo, è diventato molto più selettivo, perché non è detto che se un'azienda ci propone
un giocattolo anche in edizione limitata, se non ci piace non siamo costretti a comprarlo, no? Se ci piace costa tanto, regaliamocelo, ma non compriamo del, non collezioniamo per compiacere gli altri, per metterlo su Facebook, perché proprio è l'atteggiamento che io ritengo più sbagliato. Grazie, pare molto sensato quello che dici. Allora, sul collezionismo penso che abbiamo sviscerato abbastanza. Allora, due ultime domande sul libro invece. Una è un'osservazione che è stata fatta anche su Anime Click, che uno prende un libro sul super robot, il titolo Super Robot, ci trova Yattakan, sorprende un pochettino. E anche altre serie, tipo per esempio Robin, Sentai, non fittano l'immagine mentale che uno ha del super robot. Allora ti chiedevo come mai invece hai deciso di includere anche queste serie. L'idea è nata da una ricerca approfondita, nel senso che soprattutto per il discorso dell'età in bocca, quando poi arriviamo negli anni Ottanta, abbiamo i personaggi di robot, degli Autodetaman e di Pazuman, che sono effettivamente dei super robot, diventava, trovavo che il taglio, no, di escludere le time bokan precedenti rendesse questo una mancanza. Ed effettivamente, pensando ai robot zoomorfi che compaiono, no, in Golion, in Beltanius, cose di questo tipo, mi piaceva l'idea di avere comunque una situazione di robot che possono essere gli insetti del time bokan, no, i cani di Yattaman, poi andando avanti con le altre serie, considerandoli effettivamente dei robot, anche se non sono dei super robot. E quindi sono sempre dell'idea che è meglio dare qualcosa in più che qualcosa in meno. Certo. E poi se mai dovessi occuparmi di un libro soltanto sugli eroi, no, della fantascienza, allora li riproporrei in un'altra versione, cioè non puntando l'attenzione sui robot ma sui personaggi. Quindi sono serie queste talmente ibride che sarebbe stato un peccato escluderle, e possono poi effettivamente comparire su due letture diverse di un'analisi. Allora chiudo con una domanda un po', se vuoi, scomoda o cattiva, perché il tuo libro mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto molto il rigore, l'ordine cronologico, il fatto che fosse comprensivo, tutto bello. L'unico difetto che secondo me ha è la mancanza di un indice, in particolare un indice analitico, per cui se uno sa il nome del robot e non sa qual è l'anno, non riesce a trovarlo facilmente. Come mai? È stata una scelta grafica e anche di spazio. Uno dei complimenti che ho ricevuto, che mi ha fatto più piacere del libro, che è una cosa che di solito di un libro non si dice, non è che non sia un libro d'arte, è che è bello. Sto sicuro. E effettivamente J-Pop è stato il partner ideale in questo, perché ci siamo ritrovati proprio sul gusto grafico del libro. Oltretutto, proprio nella mia ricerca di non fare un prodotto in nessun modo nostalgico, volevo che anche la copertina e i contenuti fossero molto contemporanei come grafica. E tra cui anche la scelta del logo, che è stato molto particolare. Sì, sì. E lo rende in qualche modo serializzabile, perché se nasceranno poi degli altri volumi, l'immagine sarà sempre questa, ma cambiando soltanto i dettagli. Quindi l'idea dell'indice, abbiamo fatto questo indice per anno, che rimanda poi effettivamente agli indici di vari anni, che diventano come dei separatori, no? Quindi proprio per motivi di spazio era impossibile andare oltre. In questo caso ho dato più importanza alla grafica che non all'utilità, e questo è stata una scelta personale di fare una cosa. C'è sempre bella. Il secondo volume per mediare. No, se il secondo volume, io auspico che uscirà, insomma, perché in tanti me l'hanno chiesto, verrà fatto allo stesso modo, lo dico già dall'inizio. Oltretutto, sì, rassegnatevi. Sì, oltretutto utilizzando questa idea delle silhouette, delle teste, si può riconoscere il personaggio senza conoscere il nome effettivamente. Quindi sono delle scelte che abbiamo dato, e sapendo che poi alla fine ci possono essere decine di interpretazioni diverse sull'impaginazione, questo semplicemente.
ovviamente quella che noi abbiamo opzionato come, come preferenziale. Chiudiamo il discorso prima di fare la domanda alle persone che vogliono vincere il tuo libro. Tu hai specificato appunto, non hai voluto fare un prodotto nostalgico. Ieri per la prima volta hai sentito questa parola, girellaro, che purtroppo diventava una cosa negativa, perché comunque è legata a un determinato tipo di pensiero. Praticamente sta etichettando tutti noi amanti più che meno nostalgici di un tempo, ma che comunque ancora vediamo in tante serie, se no non ne parleremo anche su Anime Click. Tu però hai fatto proprio una scelta, nomi giapponesi, comunque scevra da ogni forma di situazione italiana e comunque impuntata sulla cultura e sulla giapponesità, no? Ho avuto l'impressione recentemente che certi italiani non vogliono evolversi, non vogliono crescere. E non lo dico a livello critico, tutti vogliono sentire parlare di Goldrick in relazione alla loro infanzia. Io invece ho voluto parlare di Grandizer, che sono due cose completamente diverse. Tutte le edizioni che ho trovato sino ad ora erano di autori che parlavano di loro stessi in un contesto, no? Facevo merenda e guardavo Goldrick, che è stato bellissimo, nella barba spaziale e tutto il resto. All'800° volume di questa cosa ho detto, ma non c'è nulla che parli effettivamente di queste serie per quello che sono. Allora, io mi rendo conto che le sinossi di queste serie all'interno del libro per molti non sono nulla di nuovo, no? Difatti io reputo, se uscirà il secondo volume, mi permetto di dirlo, anche più interessante, perché tratterò di serie che gli italiani non hanno mai visto e che oltretutto sono molto più belle di quelle degli anni 70, perché hanno veramente delle trame coinvolgenti. Quindi lo scopo non era tanto raccontare di che cosa parla Grandizer o una serie cosa, perché per male l'hanno visto tutti, ma proprio specificare i nomi delle cose. E credo di averlo fatto anche per molti collezionisti che comprano le cose ma poi non sanno come si chiamano, no? Cioè l'idea che un collezionista di 40 anni compri un Daibajin, Daikyojin di Altudeta e lo chiami Calendar Man mi sembra terribilmente provinciale, no? Perché se ami veramente questo oggetto approfondisci, no? Quindi il mio scopo era di creare una sorta anche di catalogo per i collezionisti, di modo che comprano un oggetto e immediatamente vanno a vedere come si chiama questa cosa, no? C'è lì scritto in italiano. Effettivamente sul mercato europeo non ho riscontrato l'esistenza di altri testi di questo tipo, quindi questo l'ho anche detto nell'introduzione, molti nomi li ho tradotti seguendo delle logiche, no? Perché ci sono effettivamente dei nomi che possono essere interpretati in tre o quattro modi diversi, questa è la complessità del linguaggio giapponese. Quindi il mio libro non è, lo ripeto, non è per i nostalgici che vogliono sentirsi dire che era bello fare merenda con Grandizer e con Goldrick, ma vogliono sapere un po' dietro le quinte della storia. Io sono contento di questa giornata perché spero che mia moglie, vedendo il video e quando arrivo a casa dal Giappone o da qua, tornando con un mazinga in mano, non dica sei solo per il solito ragazzino, che dico, cioè, guarda, ci sono persone come Fabrizio Modina a moto che vanno a fare addirittura le mostre, le presentazioni a Londra, permettimi di tenere il Goldrick in camera da letto. Allora, il Grandizer, scusa. No, ma sono veramente i tempi che cambiano. Io me ne accorgo pensando all'arredamento. Nel 1800 in casa si mettevano le statue degli dei greco-romani, no? No? Gli orologi con Zeus, con Eros, con Afrodite. Oggi in una casa possiamo trovare Grandizer o Fumex, per questo io chiamo il mio settore di studi mitologia contemporanea. Praticamente stiamo parlando di semidivinità o di personaggi eroici che rappresentano semplicemente un'evoluzione di quella che è la mitologia greco-romana, non solo, riscritta in un altro modo. Noi purtroppo il tempo è finito, parleremo di questo all'infinito, io proprio guarda, almeno fino alla mia pensione quando andremo con la musica di Goldrick. E ora è il momento appunto della famosa domanda che ti avevo chiesto per fare in modo di vedere chi effettivamente ne sa. Ne sa. Che domanda era? No, spero di ricordarla. Dunque, sono due personaggi di due anime molto importanti, soprattutto per gli italiani,
hanno lo stesso nome, sono due piloti, ma uno è un uomo e uno è una donna. Primo era questo ragazzo che è venuto, dice di saperlo. Proviamo. Sei anche giovane per sapere. No, 24 anni. Dicevo 24 anni. Beh, esattamente 20 meno di me, perfetto. Sono sempre interessati. Il primo lupo che ho visto era General Daimos. Lo conosco. C'è anche la scheda del libro. Comunque, rispondendo alla domanda, la prima, una donna, è Makiva Ikaru, della serie Daisaku. E invece il secondo è Oshino Ikaru di Otasuke Mai, i Predatori del Tempo. Nel senso che io puntavo un altro personaggio, uno ce l'hai preso assolutamente. Devo più rispondere o c'è un'alternativa? Allora qui ho perso la dita formativa di Bernardi, dell'altro invece, però non so perché andiamo un po' oltre a questo. Si va oltre, sì. Si va oltre di Kawashiro, che è il protagonista di Matrix. In effetti intendevo lui, perché non considero Taskman una serie fondamentale per l'animazione, mentre Macross è... Allora, gli italiani odiano sentirselo dire, ma Grandizer in Giappone non è considerato un'opera fondamentale, ecco. Infatti io non volevo neanche metterlo in copertina, però parlando con J-Pop, no, le corna di Godre, che sono un po' come le tette, vendono sempre in Italia, no? Allora mettiamole, e sono contento comunque della soluzione grafica, però effettivamente un personaggio come Tetsu Genio Chigo sarebbe stato molto più coerente con la scelta delle figure veramente importanti per la nazione giapponese. Mi è saltato un po' l'occhio di vedere queste tre cose che c'è, Mazinga Z, Grandizer e Zamos, praticamente mi fa quasi pensare l'origine, l'evoluzione e la rottura, perché comunque Zamot è la rottura da un certo punto di vista. Infatti ho inserito Zamot proprio perché oltretutto il primo robot prodotto dalla Sunrise e perché la considero la prima vera sceneggiatura importante di quell'epoca, sì, non casuale. Lei, ora mi stava dicendo la persona di J-Pop, il suo volume omaggio è direttamente allo stand di J-Pop che sta qui dietro, e Fabrizio Modina ne farà un'autografa, avremo anche di parlare. Mi dispiace, anche, sono molto contento che la persona della tua età si interessa a questo po', continuate così, cioè nel secondo libro spero che riuscire a vincere, vi aspetto anche l'anno prossimo perché se ci sarà in questo periodo saremo qua. Anzi, io spero di fare altre cose a Milano, perché noto che a Milano c'è tanto amore dei super robot. Io sono di Roma, però ecco, vengo volentieri qui a Milano a parlare di queste cose. Con Fabrizio spero di rivederci e parlare molto appunto del secondo libro. Io vi ringrazio. Io vi ringrazio tutti, non mi aspettavo tutta questa gente, sono molto contento. Grazie mille, grazie.